Allora, scavando qua, riemerge il topinambur. L'anno scorso non l'ho messo, l'ho messo più denso. Quest'anno lo metto più a distanza e quindi il topinambur viene più grande. Adesso vi faccio vedere, mentre sto scavando, ecco qua, riemerge il topinambur. Ecco, vi faccio vedere l'opera di scavo. L'anno scorso, il primo anno, ho messo troppo denso, quest'anno è più diradato. Allora, ecco qui, vedete? Questa è la mia mano, vedete? Già è pronto. Questa qui. Guarda quanto ci ne sta, guarda, Ammappato! La cultura del topinambolo, tutta salute. Vabbè. Se qualcuno si taglia non c'è problema, si fanno come le patate, si tagliano e ricrescono. Guarda quanti ce ne stavano. Ecco l'altro. Beh, questa è la ramegna. Questo. Si dice lì più. Un altro non ci sta. Questo è il pezzo più interessante. Ammappate quanti ne sta. Uno è qua, due, va. Ammappate. Meglio di chitarra. Questo contiene molto potassio, non contiene amido, sì, parecchi sali minerali, ma sempre 25 amminoacidi. Vabbè, ma qualcuno sfuggisce. Vediamo un po' qui. Là. Ammappato. Questo è un terreno. Guarda, sta ragazzello bruno. E quanti ce ne stanno? Guarda, ammappato. Voglio mangiare, ecco. Oggi mi faccio riso col topinambur. Sì. Vabbè. Adesso. Questi sono tutto il prodotto dello scavo. L'anno scorso li ho messi così alla rinfusa, quest'anno semino a debita distanza, quindi il raccolto sarà più prosperoso, abbondante e più grande. Soprattutto questo è un terreno da molti anni incolto, non ci sono stati trattamenti chimici, tantomeno diserbanti. Il panorama è ingannevole. Anzi, qui vicino faccio una cosa. Questa è un'altra erba aromatica, adesso. Ecco qui. La radice, vedete? Ma devo vedere, rintracciare il libro dell'erba e vedere che proprietà ha questa erba. E qui vicino abbiamo anche il tarassaco.